8:08 di lunedì 19 gennaio, buongiorno ancora, bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione del primo mattino in diretta su Telebari e Radio Bari. Ve lo avevo annunciato nelle anticipazioni, li avevamo chiamati in causa anche lo scorso lunedì e allora abbiamo nostri ospiti, siamo contenti, parlo al plurale, lo scoprirete perché tra pochissimo, abbiamo nostri ospiti 5 Stelle, abbiamo l'onorevole Giuseppe D'Ambrosio, tra le altre cose anche presidente per la giunta delle elezioni alla Camera. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a voi. 080 501 4668 per intervenire ed essere subito collegati con noi, come sempre le linee sono aperte, per cui ci aspettiamo i vostri contributi. Ci sono una serie di dibattiti, ecco, per chi ama la politica piuttosto appassionanti. Parleremo naturalmente del Toto Quirinali, ma parleremo anche delle riforme, perché ieri è arrivato un ammiccamento, anzi direi proprio un invito esplicito da Deborah Serracchiani al Movimento 5 Stelle sull'Italicum. Ma partiamo subito, come nostra vocazione invece, dalle questioni locali. Parlavo al plurale all'inizio perché tra pochissimo ci collegheremo con la giovane Antonella Laricchia, che è un'attivista del Movimento 5 Stelle ed è stata la più suffragata alle regionali e nella provincia di Bari. Quindi, per non fare torto a nessuno, in rappresentanza di coloro che si sono candidati e che faranno parte, non appena sarà ufficializzata, della lista alle prossime regionali, abbiamo scelto la più votata. 080 501 4668 per intervenire, essere subito collegati con noi. Allora, l'onorevole D'Ambrosio, chiedo subito un po' delle questioni locali, perché insomma noi siamo una televisione locale, quindi innanzitutto ci occupiamo di questo. Le regionali, che cosa sono state e a che punto siamo? Non abbiamo ancora una lista ufficiale, ma perché intanto? Cominciamo col darci del tu. Sì. Non onorevole, perché altrimenti la pelle inizia a ballare, perché non è abituata a questo brutto termine, perché onorevoli invece sono tutti quei cittadini oggi che vedevo affrettarsi qui sulla strada. Tra parentesi, noto che Emiliano ha reso via Fanelli tutto il numero civico uguale. No, penso quindi... che ci fosse già da prima, adesso non attribuiamo. A momenti si arriva sul lungomare con lo stesso numero civico. No, scherzi a parte, innanzitutto ringrazio voi per l'invito. Oggi siamo qui per parlare, spero, dei problemi dei cittadini. Le regionali sicuramente sono stati un momento importante per il Movimento 5 Stelle, perché comunque attraverso questo strumento delle primarie in qualche modo interne consentiamo ai cittadini iscritti sul portale, agli attivisti, di poter comunque votare dei cittadini che non hanno in alcun modo alcun contatto con la politica, che quindi rispettano in pratica le nostre regole e decidere loro stessi, i cittadini, chi saranno coloro che per il Movimento 5 Stelle concorreranno nel comporre le liste per la Regione Puglia. Perché lo voglio dire chiaramente, qualcuno mi lantava che il Movimento 5 Stelle avesse fatto in qualche modo un accordo con Emiliano in maniera tale da non presentare la lista, o comunque farlo il più tardi possibile per far vincere Emiliano. Io credo innanzitutto che non decide il Movimento 5 Stelle se vincono Emiliano, ma lo decidono i pugliesi. Ma la cosa scandalosa che nessuno, è noto anche altre media locali sottolineano, è che il Movimento 5 Stelle sta trovando difficoltà nell'elaborare la propria lista e tutto il procedimento elettorale, perché i pugliesi stanno arrivando al voto senza avere una legge elettorale. E la interrompo perché di questo parleremo tra pochissimo, continuerò a darle del lei, non posso insomma superare questa barriera. Io continuerò a darti del tu. In questo momento comunque prendiamo un'altra telefonata in linea sulla legge elettorale, visto che oggi tra l'altro insomma ci sono state le consultazioni con i gruppi consigliari, anche voi avete detto la vostra, oggi si tireranno un po' le fila, quindi ne parleremo tra pochissimo perché questo è un punto importante. Prendiamo un'altra telefonata, poi però mi dice perché non è ancora stata ufficializzata la lista. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. All'ospite. Buongiorno. Buongiorno. Io, vabbè, voi diciamo eravate, parlo al passato, perché anche questa possibilità è andata poi scemando. Il voto, il nostro voto di protesta, così eravate stati definiti, infatti si è visto, i risultati li avete ottenuti. Però io volevo capire da lei, cioè dopo questo voto di protesta, ok, voi non vi accorgete che adesso la gente come se percepisce in voi quel voto di protesta, punto e basta, e quindi è rassegnata anche su questo, cioè che alternativa avete come
pensate di risolvere questa problematica? Grazie, grazie, grazie mille per il suo intervento. Allora mi ricollego a quello che diceva il telespettatore, perché ieri il Corriere ha pubblicato un sondaggio che vede il Partito Democratico in decremento, in discesa, quindi crollo, perde 6 punti percentuali. Il Movimento 5 Stelle tiene come seconda forza, ma, e questo è un altro dato, c'è la Lega Nord che è in forte ascesa. Adesso in qualche modo, ecco, Matteo Salvini potrebbe essere a Bari addirittura il 17 febbraio, ci si sta muovendo in vista delle regionali, non temete che in qualche modo quel voto di protesta di cui parla il telespettatore, immagino che questa domanda ve la facciano tutti, possa essere intercettato paradossalmente a sud dai seguaci di Salvini? Allora, se qualcuno in Puglia pensa di votare Salvini, credo davvero abbia dei seri problemi. Non penso davvero di dover rispondere su Salvini, perché la storia della Lega parla da sé. Ricordo che è la storia di coloro che si sono rubati milioni di euro alla faccia degli italiani, e Salvini stesso è stato il segretario che ha ritirato la Lega nel processo contro Belsito, colui che aveva rubato i soldi dei cittadini italiani alla faccia del nuovo. Salvini stesso non lo devo stare a giudicare, ma è colui che non ha fatto praticamente nulla, nessun risultato portato nel Parlamento europeo per gli italiani. Allora, io credo che forse la domanda dell'intervenuto sia molto più importante. Movimento 5 Stelle, non così per i valori del Movimento 5 Stelle, ma per il Sole 24 Ore, risulta essere, assieme a SEL, la forza più produttiva all'interno del Parlamento. Movimento 5 Stelle ha presentato già immediatamente tutte le 20 proposte fatte durante la campagna elettorale, e in più ha presentato tante altre iniziative. Così voglio sommessamente ricordare che coloro che in qualche modo ci identificano ancora come il movimento della protesta e basta, Movimento 5 Stelle finalmente è riuscito ad ottenere, ad esempio sui soldi del proprio fondo, i decreti attuativi. Adesso cosa accadrà? Che i soldi restituiti dai nostri stipendi, oltre 10 milioni di euro, finalmente potranno essere dati nella formazione di nuove imprese e nell'aiuto della piccola e media impresa. Ma non solo, noi stiamo cercando in qualsiasi modo di portare a casa tutta una serie di risultati. Semplicemente chiudo magari questa domanda dicendo che, ad esempio, se non fosse stato per il Movimento 5 Stelle, tutte le aziende che vengono continuamente in Puglia ad investire prendono soldi pubblici e poi vanno via e non restituiscono nulla. Adesso, se viene un'azienda, investe in Puglia e va via, deve restituire ai cittadini fino all'ultimo finanziamento preso. Ahimè, abbiamo il dovere della sintesi. Prendiamo una telefonata, poi andiamo subito a salutare Antonella Laricchia. Prima però un ascoltatore in linea. Pronto? Pronto, buongiorno. Volevo dire onorevole, perché è diventato onorevole, va bene, con uno stipendio, diciamo, favoloso. Perché voi siete meglio degli altri? Ma vi rendete conto di quello che presentate? Abbiamo Grillo e il suo compagno che sembrano una macchietta quando fanno i loro discorsi. E dobbiamo presentare, per caso, diciamo, vincete voi, dobbiamo presentare i tipi del genere al pubblico italiano e nel mondo. Ma ci rendiamo conto chiarissimo. Della politica quanto fa schifo? Grazie. Grazie, grazie mille per il suo intervento. Non so se vuole fare una difesa d'ufficio di Grillo e Casaleggio. No, a parte Grillo e Casaleggio, io sono sicuramente convinto che la signora invece sia più felice di presentare un delinquente come Berlusconi e un condannato in primo grado come Matteo Renzi. Sicuramente sono molto più presentabili rispetto a Beppe Grillo e Casaleggio. Sulla questione degli stipendi dei parlamentari, voglio dire, forse la signora non sa che Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che dimezza il proprio stipendio. Signora, io prendo la metà dei soldi di qualsiasi altro parlamentare e la restante metà la restituisco a lei, cosa che gli altri parlamentari non fanno. Se questo la fa vergognare in Europa, non è un mio problema ma è un suo, e dico, probabilmente io mi vergogno molto di più invece quando vedo che il nostro Parlamento ha tassi di delinquenza molto più alti rispetto a Scampia. Va bene, io vorrei passare anche un po' alla fase 2, perché queste sono questioni di cui abbiamo dibattuto negli anni. Penso che adesso siamo in una fase politica anche molto diversa, immagino anche per il Movimento 5 Stelle. Però mi preme subito salutare Antonella Laricchia, che è stata alle regionali pugliesi la più votata in provincia di Bari. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi in studio, buongiorno a chi ci ascolta. Vi ricordo che per intervenire basta chiamare lo 080 501 4668 ed essere subito collegati con noi. Ti abbiamo presa un po' a emblema di quella che è la lista, seppure non ancora ufficializzata, proprio perché, insomma, per non far torto a nessuno, sei stata la più votata.
subito vorrei chiederti veramente due cose velocissime. Ecco, questa esperienza da che cosa nasce e che tipo di lista sarà quella che state formando? Quindi facci un po' il tuo profilo, ma anche quello in generale della lista, Antonella. Sì, certo. Allora, l'esperienza nasce un po' alla luce anche delle due telefonate che avete sentito, no? Il Movimento 5 Stelle, a mio parere, adesso sta intercettando tutto il malessere che i cittadini vivono verso la politica, perché purtroppo noi davvero da 20 anni, ma forse anche di più, siamo stati governati da una classe che non ci rappresenta assolutamente. Per questo, diciamo, noi attivisti, grazie davvero al lavoro e alla generosità di Beppe Grillo, che ha permesso tutto questo, ha permesso la creazione di un movimento, di una forza politica che dà la possibilità ad alcuni cittadini stanchi di non delegare più ad altri che non erano in grado di governare questo paese in tutte le forme, dal comune alla regione, all'Italia e al Parlamento europeo. Antonella, ti interrompo un attimo, volevo chiedere ad Ambrosio e poi prendiamo una telefonata, perché non c'è ancora l'ufficialità di questa lista? Ricordiamo che il voto è stato ripetuto 2 volte. Non c'è ancora l'ufficialità perché, come magari sottolineava la signora, io invece mi vergogno di una classe politica che, contrariamente alle dichiarazioni, in qualche modo le direttive date dall'Unione Europea, che dice per una questione di correttezza ogni istituto legislativo deve avere almeno un anno prima la propria legge elettorale, le nostre istituzioni, sì, pugliesi, siamo arrivati a 3 mesi dalle elezioni e ancora non riescono a realizzare una propria legge elettorale, non perché abbiano problemi nei confronti dei cittadini, no, perché semplicemente hanno il terrore di ridurre le poltrone da 70 a 50 e quindi devono mettersi d'accordo come in qualche modo tentare di accontentare tutti i potentati. Come vanno divise, insomma. Silvia, consentimi, sì, solo una cosa. Però prima prendiamo un'altra telefonata, altrimenti teniamo troppo il telespettatore in attesa. Pronto? Pronto? Ci siamo, buongiorno. Buongiorno. No, giusto così, un paio di propostine, sì, agli amici del 5 Stelle. Un po' la comunicazione, se si può, sarebbe da migliorare. Io proporrei l'utilizzo della goliardia con cui vi siete persi in questi mesi. Siete diventati troppo seri e seriosi. L'italiano è un caprone. L'italiano ha bisogno di sentirsi prendere in giro. Ha bisogno di queste cose qui. Voi all'italiano, come quel signore che ha chiamato prima, gli dovete dire: noi ti prometteremo mari e monti e questo tu avrai, fratello mio. Perché l'italiano, di venire da voi in piazza a manifestare, di andare con i forconi, non gliene frega niente. Andiamo alla seconda proposta. La seconda proposta, amici miei del movimento, è: una volta per sempre fate chiarezza sul ruolo che devono avere Grillo e Casaleggio, perché quello che gli italiani stanno notando è che c'è una massa di bravissimi ragazzi volenterosi che sanno fare e poi c'è una macchia oscura tipo il signore di Files con la sigaretta. Questo dovete chiarire una volta per sempre. Chiarissimo. A tutti gli altri baresi io dico: compratevi delle belle cecioie e toglietevi la lana, almeno serve a qualcosa. Grazie, grazie mille. Grazie per il tuo intervento. 0850 01 4668. Volevi aggiungere qualcosa? Poi sentiamo Antonella Laricchia, la teniamo poverina in attesa. Sì, sì, in qualche modo risponde anche allo spettatore, insomma, che è intervenuto. I pugliesi, io mi vergogno da pugliese in Parlamento, quando sono arrivato lì e qualcuno mi ha guardato e ha detto: avete votato una marea di pugliesi, hanno votato un condannato a 4 anni di galera e 5 di interdizione dei pubblici uffici, votando la preferenza, rendendolo il più votato in Italia, il secondo in Europa. Sto parlando di Fitto. Queste sono le cose che mi rendono in qualche modo la vergogna, la signora è questa. Allora io non voglio prendere certamente in giro i cittadini, come chiedeva in qualche modo forse provocatoriamente lo, sì, spettatore, però sono sicuramente certo che la comunicazione sia una cosa importante e quindi il Movimento 5 Stelle la, sì, debba cambiare. Però sul ruolo di Grillo e Casaleggio io voglio essere chiaro. Beppe l'ha detto sin dall'inizio, quando siamo entrati in Parlamento lui faceva un passo indietro e rimaneva come garante. Beppe sta in qualunque modo tentando pian piano di cominciare
a far andare il movimento da solo. Avete visto la creazione in qualche modo dei cinque che simpaticamente chiamiamo i Power Ranger, poi abbiamo creato il comitato dei garanti, adesso probabilmente ci saranno altre figure che verranno individuate all'interno del movimento. Questo per tentare in qualche modo di far andare il movimento da solo. Sì. Grillo e Casaleggio non sono però, voglio chiarirlo, una zavorra. Grillo e Casaleggio sono quei detonatori senza i quali, ripeto ancora una volta, questo miracolo in Italia non sarebbe mai accaduto. Mi preme adesso chiudere con Antonella Laricchia, a cui chiedo, visto che l'avevamo lasciato in sospeso, ecco, che lista sarà? Ora non è ancora ufficiale, però insomma già ci sono i nomi, ecco, facci un po' un profilo di questa lista e su che cosa puntate, Antonella. Sì, certo, va bene. Allora, sarà una lista di incensurati, che è già un miracolo. Intanto questo mi pare assodato, sì. Sì, esatto. Sarà una lista di cittadini che non hanno mai svolto più di 2 mandati elettorali a nessun livello, quindi non hanno la possibilità, non avranno la possibilità e non hanno avuto la possibilità, qualora l'avessero voluto ma non lo vogliono, di insomma essersi creati una cerchia di potere tale da gestire una sorta di scambi di favore, no? Come a livello politico accade a tutti i livelli, purtroppo negli altri nei partiti. Sì. Età media vedremo, perché come ha detto Giuseppe giustamente, noi purtroppo non abbiamo ancora una legge elettorale che ci ha permesso di definire esattamente la lista. Sono principalmente giovani, io vedo un'età media, per quello che posso vedere adesso, certo, abbastanza bassa. Sono attivisti in gamba che da anni davvero lottano nel proprio territorio sulle tematiche ambientali, nei propri comuni, sulla trasparenza. Tante donne, davvero, soprattutto nel Barese, ma anche nelle altre province, la Puglia 5 Stelle è donna, no? È venuto fuori un post che recitava così: senza poterosa, senza quote di genere, si è automaticamente generata una lista femminile anche, con una presenza femminile. E sì, e principalmente, ripeto, il fatto di essere incensurati. Che è il tratto distintivo. Grazie mille. Sì, esatto. Grazie mille ad Antonella Laricchia, che è stata appunto, lo ripeto, la più suffragata su Bari alle regionali dei 5 Stelle. Grazie mille e in bocca al lupo. Grazie Crepi, un saluto a tutti, buon lavoro. Intanto sarebbe la prima volta per voi in consiglio regionale, nel caso doveste farcela, sì, attualmente non ci siete. Abbiamo un'altra telefonata in linea, vi ricordo che per intervenire basta chiamare lo 080 501 4668. Pronto, buongiorno. Vabbè, smettiamola di dire fesserie. Innanzitutto sì. Beppe Grillo è uno condannato per omicidio, primo. Seconda cosa, vorrei sapere quanti pugliesi hanno partecipato a queste famose regionali e da quante persone è stata votata questa signora che si presenta come candidato governatore. Non è candidato governatore, questo lo chiarisco. Il consiglio regionale potrebbe essere candidato consigliere regionale, no, governatore. Vabbè, non è stato ancora deciso. Quante persone l'hanno eletta? Quanti sono i pugliesi che l'hanno votata? Che l'hanno scelta. Perfetto, grazie, chiarissimo, grazie mille per il suo intervento. Immagino che, onorevole D'Ambrosio, anche questa è una domanda insomma che mi viene spesso, sì, ripetuta. Il fatto che Grillo sia condannato per omicidio colposo e ha scontato la propria pena. Io invito qualsiasi altro fondatore di partito, responsabile di un partito, chiamiamolo come vogliamo, a fare delle regole per le quali proprio per questa cosa non si possa candidare. Invece sulla questione del voto, allora hanno partecipato quasi 3.500 persone e la mia risposta ogni volta a chi dice questa cosa è di un doppio tipo. Innanzitutto sul sito del Movimento 5 Stelle, sul portale, ci si può iscrivere, quindi se 3.500 diventano tutti i 4 milioni di cittadini pugliesi non ci fanno che felici. Dall'altra parte sono sicuramente certo che il signore verrà interpellato invece per decidere la lista del partito per il quale vota. Sono sicuro che tutti i pugliesi verranno interpellati per decidere coloro che verranno messi in lista all'interno dei propri partiti. Questo logicamente è provocatorio, per dire cosa? Purtroppo la legge elettorale, purtroppo in Italia abbiamo una massa di nominati a qualsiasi livello. Io stesso, se non avessimo svolto le primarie, sarei stato un nominato in qualche modo. Cioè. E sono un nominato volgarmente, nel senso mi hanno votato soltanto coloro che erano iscritti sul portale. Il Movimento
movimento da questo punto di vista, assieme ad altri partiti, a dire la verità, come il PD o altri che fanno le primarie, tentano di raggirare una legge elettorale schifezza, però semplicemente mentre il movimento è costretto e non ha potuto fare diversamente, il PD ha avuto, diciamo, oltre una decina d'anni per poter cambiare questa legge anche elettorale, se non l'ha fatto. Insomma, abbiamo visto che poi le primarie non sono la panacea di tutti i mali, vediamo insomma, dipende da come le si fa. Quello che è successo in Liguria. Un'altra telefonata in linea, pronto? Sì, buongiorno, sono Vito. Buongiorno. Voglio fare innanzitutto una precisazione al signore che ha chiamato prima, dicendo che almeno nei 5 Stelle non diamo 2 euro per votare alle primarie. Un euro, poi... stavolta in Puglia un euro. Hanno fatto lo sconto, c'erano lo schifo della Liguria, lo schifo della Liguria l'abbiamo visto. Sì. E poi voglio fare una domanda al cittadino Giuseppe D'Ambrosio, è peccato che non c'è Antonella La Ricchia. I 5 Stelle cosa vogliono fare per la Puglia? Che programmi hanno più o meno per la Puglia, per turismo, Ilva, ambiente e territorio? Grazie mille. L'apostrofata cittadino, quindi tradisce la sua fede politica, capisce, questo telespettatore. 080-501-4668. Allora, i programmi. Allora, il programma, ci sono dei punti fermi dai quali il movimento non prescinde, l'abbiamo già dimostrato a livello comunque centrale, ad esempio sulla questione Ilva. Noi siamo immediatamente per la chiusura dell'Ilva e la riconversione industriale di Taranto, che ha ben altra vocazione rispetto a quella che l'Ilva, e che comunque addirittura Renzi ed altri si azzardano ancora a millantare con un'Ilva che, se non fosse stato per tutte le prescrizioni tradite e quindi tutti i soldi in qualche modo privati all'azienda, avrebbe già chiuso per un fallimento, un dissesto finanziario, perché comunque l'azienda è notevolmente in perdita. Ma sulla questione in generale pugliese, sicuramente il Movimento 5 Stelle punterà, e attraverso i gruppi di lavoro lo sta facendo per il programma, su quelle che sono le due priorità in Puglia: turismo ed agricoltura. Non abbiamo nient'altro da fare in Puglia. In Puglia potremmo tranquillamente campare di agricoltura, perché abbiamo un Made in Italy che potremmo tranquillamente vendere ovunque e potremmo veramente camparci. E sul turismo io mi chiedo davvero, la Puglia cosa ha in meno tante altre regioni per non puntare fortemente sul turismo e rendersi veramente quel fulcro? Perché io voglio ricordare così sommessamente che, nonostante tutto, la Puglia in questi anni a livello turistico resta comunque una delle principali regioni attrattive d'Italia e non solo, d'Europa. E veramente un secondo per rispondere: non è stato fatto abbastanza in questi anni? Turismo e agricoltura, comunque appunto anche in maniera collegata, sono stati considerati un po' il punto di forza di questa giunta Vendola. Secondo lei non è stato fatto abbastanza? Basta vedere quello che è accaduto nel Salento, dove abbiamo una marea di suolo rubato all'agricoltura, dove hanno messo pannelli solari. È girata addirittura questa immagine in Europa spaventosa di un'antica masseria salentina, bellissima, praticamente circondata completamente da pannelli solari, senza la possibilità più di nemmeno di avere un accesso a questa masseria. Credo che questo sia il fallimento in qualche modo della giunta Vendola. Un'altra telefonata in linea, poi dobbiamo parlare di riforme, un occhio al nazionale e anche di Quirinale. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Io ho sempre votato 5 Stelle, ma non per ribellione, perché mi sono stancata di vedere i soliti burattini, perché alla fin fine è sempre quello, il Lisco è quello, è vecchissimo, però non è di classe. Allora, i baresi votano sempre Berlusconi, perché Berlusconi si presenta quando è venuto a Bari, ha regalato soldi, siccome il barese è quello che è, non lo voglio chiamare per nome, anche per 50 euro si è venduto, ma si è venduto contro i propri interessi. Allora io chiedo a 5 Stelle che si ricordi anche della zona industriale barese, perché c'è tanta gente che va a lavorare. La Puglia, noi abbiamo una bella terra, però è stata buttata via proprio dai politici, e anche un po' da noi, perché noi preferiamo andare all'estero, invece abbiamo una terra magnifica. Allora io dico ai pugliesi e ai baresi: incominciate a ragionare, chiaro, perché è troppo tardi. Il lavoro, soprattutto per i figli, per cortesia, il lavoro. Grazie mille per il suo intervento. Allora devo necessariamente sollecitarla su questo. La zona industriale è in un'emergenza continua, noi seguiamo quotidianamente le vertenze, da quelle insomma più oramai datate come l'OM Carrelli a quelle delle fonderie meridionali, insomma
Non è una situazione facile, su questo c'è un impegno? Ma ci sarà sicuramente un impegno, però uno, bisogna entrare all'interno della regione per capire realmente dove vanno determinati finanziamenti dal punto di vista del piano industriale. Ma la cosa più importante è probabilmente, ripeto, come dicevo per Taranto, cominciare realmente a capire di investire, e quindi a questo punto di prendere i soldi della regione e investirli realmente da altre parti, riconvertendo industrialmente, cioè diciamocelo chiaramente, dove andavamo a produrre in qualche modo sulla quantità non possiamo più essere competitivi, dobbiamo produrre sulla qualità, e quella non ci manca, soprattutto perché abbiamo una classe virgolette operaia, diciamo così, all'interno della del nostro settore industriale che è ad alta specializzazione, e quella dobbiamo utilizzare. Siamo quasi in chiusura, quindi cerchiamo di essere sintetici, io ho almeno un altro paio di domande da fare. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Io non so, mi sono adesso ascoltato solo due parole del, non so, del candidato alle regionali. No, non è il candidato alle regionali, è un onorevole del Movimento 5 Stelle. No, chiaro, chiedo scusa. No, perché ha detto due cose, non tante, ma tantissime. Il discorso dell'agricoltura e del turismo. Cioè, effettivamente ha detto due cose giustissime, perché noi non abbiamo altro. Ma quelle due cose, non so, che non ha nessuno. Noi abbiamo un clima invidiabile. Allora basterebbe soltanto valorizzare quelli che sono i nostri prodotti tipici locali, è quello che è il turismo che già c'è. Infatti se noi andiamo a vedere città come Ostuni, città come Monopoli, Cisternino, là ci sono i matrimoni di persone, diciamo, di sì. Basterebbe solo quello. E per quanto riguarda l'Ilva, sì, lui ha detto giustamente, anche io sono per la chiusura, però anche la ricollocazione di tutti gli operai in questi lavori, diciamo. C'è la bonifica, c'è la bonifica. Sì. Grazie mille per il suo intervento. Voltiamo pagina, seppure questo è un tema molto interessante, ma naturalmente torneremo a invitarla. Toto Quirinale, abbiamo due minuti a disposizione. Si dice, rumors vorrebbero il vostro voto indirizzato verso Romano Prodi. Intanto è vero, è un nome papabile o quirinabile? No, assolutamente. Voglio chiarire questa cosa con i cittadini. Qualsiasi nome stanno facendo e qualsiasi nome stanno dando per il Movimento 5 Stelle è tutto falso. Il Movimento 5 Stelle non ha deciso alcun nome. Il Movimento 5 Stelle questa volta, ancora una volta, vorrebbe sviluppare la cosa sul metodo. E quindi cosa chiediamo? Chiediamo che un nome dal PD, che ha la maggioranza netta comunque dei votanti, venga fatto anticipatamente in maniera tale da poterlo fare votare sul nostro portale ai cittadini iscritti sul portale. Logicamente Renzi, che non è un fesso da questo punto di vista, cosa ci dice? Dice: ve lo darò 24 ore prima. Perché? Perché in questo modo chiunque voi immaginate, io vi do un nome di uno sconosciuto 24 ore prima, come fate voi in 24 ore realmente a sapere chi è questa persona? Allora siamo ancora una volta di fronte alle solite pantomime. Ma voi una proposta ce l'avete? No, noi una proposta questa volta ce l'abbiamo, ma non la diremo mai, perché abbiamo visto cosa è accaduto la scorsa volta. Ancora una volta Rodotà, dal sondaggio del Fatto Quotidiano, sì, è risultato tra i nomi più papabili. L'altra volta non è stato votato Rodotà perché l'aveva fatto il Movimento 5 Stelle. E lo ricordiamo nome. Che cosa è successo l'altra volta su Rodotà e poi 101 eccetera eccetera. Un'altra telefonata in linea, credo l'ultima di questo spazio. Pronto? Pronto. Buongiorno. Le Buongiorno. Chiedo di essere sintetico al massimo. Buongiorno, si può parlare? Sì. Buongiorno. Sì, cercherò di essere sintetico. Ora, naturalmente, Telebari fa bene ad ospitare ospiti, eccetera, eccetera, e quindi a far intervenire i cittadini. Perché forse i cittadini ne sanno di più di quelli che vengono a Telebari a dire chiacchiere. Sì, andiamo al punto. Perché sono tutti dei ciarlatani. Sì, andiamo al punto. Ora la Puglia sta affondando nell'immondizia. La Puglia ormai è diventata una zona illegale. Si spara tutti i giorni e compagnia bella. La Puglia ovviamente ha il peggior sistema sanitario che abbiamo in Italia. Ora, ma di che cosa vi occupate voi? Della legge elettorale, dei fatti vostri, va bene? Grazie mille per il suo intervento. Intanto sì, solo un secondo. Soltanto diciamo vorrei dire che alcune domande le ho fatte io, quindi non vorrei essere colpevole sulla politica che parla politichese. Oggi ho stimolato io, però Silvia, sì, rispondiamo velocemente. Due cose per il signore. Uno, qualche giorno fa è scoppiato il
casino avete visto a Trani anche per la questione di scarica su Repubblica, addirittura con i geyser di percolato. Indovinate chi ha sollevato il problema portando agli arresti e ai sequestri sulla discarica di Trani? Il Movimento 5 Stelle, nella persona del sottoscritto. Ancora una volta, ieri il sottoscritto Barbara Lezzi, nostra senatrice del Movimento 5 Stelle, e Rosa D'Amato, eurodeputata del Movimento 5 Stelle, hanno denunciato, lo voglio sottolineare, denunciato Vendola e la Regione Puglia perché stanno inquinando l'unica zona attualmente protetta in Puglia, che è Torre Guaceto, perché la nostra classe politica ha autorizzato a sversare direttamente i liquami all'interno di Torre Guaceto. Sì. Questo fa il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle non parla di legge elettorale, non parla di Quirinale. Quelle sono delle cose importanti, ma le priorità sono queste, sono i posti di lavoro, sono i problemi dei cittadini. E deciderà su Torre Guaceto la procura di Brindisi. E chiudiamo adesso, giusto per non così, non se la prende il telespettatore, ma insomma c'è una domanda di attualità che devo fare. Deborah Serracchiani, vice segretario del PD, ha detto, vi ha chiesto di votare con il PD su una questione che riguarda l'Italicum, ovvero la soglia di sbarramento e soprattutto il premio di maggioranza non alla coalizione ma al partito, una proposta che era arrivata anche da voi. Sì o no? Cosa risponderete al PD? Ma Deborah Serracchiani è la stessa che diceva due giorni fa che il Presidente della Repubblica aveva votato con Berlusconi. Credo sia la stessa. La Serracchiani sono disperati. Sono disperati perché non hanno le certezze nemmeno al loro interno sulla legge elettorale. Sono disperati perché non hanno un nome certo al loro interno sul Presidente della Repubblica. Movimento 5 Stelle risponde alla Serracchiani in questo modo, dicendo: quando calendarizziamo in aula il reddito di cittadinanza per i cittadini che stanno soffrendo e si stanno suicidando e perdono il loro posto di lavoro, visto che è già stato presentato ed è calendarizzato in commissione la proposta del Movimento 5 Stelle al Senato? L'aspettiamo da questo, perché sono contento e sono sicuramente certo che gli italiani apprezzano molto di più se approviamo tutti insieme, PD, Movimento 5 Stelle e tutti gli altri partiti, il reddito di cittadinanza rispetto alla legge elettorale. E a proposito di gente che aspetta, vedo già pronto in postazione il collega Cristian Siciliani, perché abbiamo sforato. Io saluto e ringrazio l'onorevole D'Ambrosio. Grazie per voi. Essere stato con noi, e anche Antonella Laricchia, che è stata collegata, e tutti voi che siete intervenuti. Grazie mille. Grazie. Buon lavoro, sì. Naturalmente. E voi invece restate con noi, perché tra pochissimo il Bari, il calcio con Cristian Siciliani. A tra poco. Radio Bari.